ragazzi, io sono Angesius e oggi siamo su Minecraft 1.9.2 perché volevo iniziare la Ant Farm Corruption. So benissimo che la sta portando su Real Power come serie, ma volevo veramente portarla anch'io. Adesso vedremo se la porterò come serie fissa del canale, se vi piacerà innanzitutto, oppure se la giocherò da solo, non lo so neanche io. Dipende a che riscontro avrà su di voi. Quindi io direi Ant Farm, gioca nel mondo selezionato. Non ho scaricato nessun pacchetto di risorse, non penso serva, perché avevo giocato le altre Ant Farm anch'io. Non tutte, tipo, non mi ricordo neanche i nomi. La penultima comunque ho giocato da solo, l'avevo giocata anch'io. E non penso servano pacchetti di risorse particolari. Ok, Ant Farm Survival, serious. Ok, leggiamo un attimo. Regole note e i goal. Ok, regole: non cambiare la game mode, diventiti, è una regola, bellissimo. Ok, non è stata testata per giocare come multiplayer, ma comunque noi la stiamo giocando come single player. Ok, completa tutti gli 8 mega dungeon, colleziona tutte le medaglie dei degli 8 speed dungeon e tutte le 13 bonus chest, le medaglie dei bonus chest. Ah, bisogna ottenere i crediti finali. E c'è una lista di achievement. La lista di achievement potrei anche andare a vederla. Quindi iniziamo la Ant Farm. Scherzavo, tasto destro. Ok, forse i primi goal sono quelli. Oddio, se è brutto qua. Ok, come vi stavo dicendo, questa serie la sta portando anche Surry. Quindi perché portarla anch'io? Beh, per il semplice motivo che sono molto impegnato, ragazzi, nell'ultimo periodo di tempo. Nel senso che con la scuola sono non impegnato di più. Fatemi abbassare un po' il volume, tra parentesi. Per cui ho bisogno di portare un tipo di gioco per cui posso giocare anch'io in maniera non così costante. Come Undertale, per esempio. Io sto cercando di ottenere un alberello, ma niente da fare. Sto dicendo con la scuola, perché dopo io la finirò una settimana prima, mi pare. Sì, il 30 maggio, perché dopo inizierò a fare gli stage e quindi a lavorare. Va bene, ok. Allora, trasformiamo subito. Facciamo un po' subito dalla legna. Facciamoci un crafting. Direi che come base sì, so che Surry ha fatto la sua base qua, quindi non vorrei farla anch'io qua. Il problema è che non ci sono molti altri posti dove fare una base, per cui mi accontenterò e la farò anch'io qua. Io spero non mi spawni la morte in parte a me nel frammentre che sono qua. Comunque per adesso è giorno. Se non conoscete l'Ant Farm o il suo creatore, ragazzi, veramente vi state perdendo un mondo in Minecraft che è mamma mia. Cioè, io ho avuto il piacere di giocare la penultima che ha giocato Surry dello stesso creatore e mi è piaciuta tantissimo, veramente, ragazzi. Mi è piaciuta veramente, veramente moltissimo. Quindi, se non avete piacere, vi lascio in descrizione, se mi ricordo, se non mi ricordo scrivetemi nei commenti, il link della pagina per scaricare la Ant Farm Corruption e tutte le altre, perché la Corruption è l'ultima che è uscita, prima ce ne sono anche altre. Intanto ho già preso 3 pezzetti di legno. Veramente non so come ha fatto Surry a non notare i 3 pezzetti di i pezzi di lana che contornavano tutto. Io vorrei un alberello, se non vi dispiace troppo. Grazie mille, ci voleva tanto. Ecco, se ne dai un altro sono più contento. Grazie, ok. Ok, quindi le prime cose sono semplici. Ci stiamo prendendo un po' di materiali, un po' di cobblestone, un po' di queste cose qua, per andare avanti. All'inizio è un Minecraft vanilla. Poi naturalmente troveremo i dungeon, lì ci sarà da... Perché mi hai dato adesso questo achievement? Veramente non lo so. Ci sarà da andare avanti. Oh, là ci sono già delle mucche, quindi non male. C'è della glowstone lì, degli alberi. Sto cercando di guardarmi in giro anch'io perché Surry l'ha giocato, ho visto i primi 2 episodi. Ma sto cercando di ambientarmi anch'io la mappa, quindi sì, ok. Se non sbaglio qua... dovrebbe essere una rotaia questa qua, perché è fatta da Dio, tra parentesi. Ah, eccolo lì lo zombie. E non ha una spada. Quanto è letta l'accetta a ricaricarsi. Ma che è? Ma da dove saltate fuori? Oddio.
No, mi ha dato fuori, fantastico. Meglio spammare il piccone, ma. Ah, oh! Oh là! No raga, ma stiamo scherzando qua, eh! Ho preso un semino! No! No! Ah! No zombie! Di merda! Io spero non mi spugni la morte in parte a me! Allora, calmi tutti! Grazie. Oh, il carbone, meno male, ho recuperato il carbone. Ok, no, i log di legna dove sono? Fermi tutti. Ah, sono qua. Ok. Adesso la prima cosa che farò è farmi delle torce, perché mi sono allontanato 4 secondi da qua ed era già spawnato il mondo. Sì, userò tutto il carbone che ho per fare le torce, avete capito bene. Guardala qua, strega di merda. Strega di merda, muori. È sicura la bastarda? No, mi ha avvelenato, non fa male. Oh, grazie strega, mi mancava! Mentre tu stai morendo per il veleno, io ne approfitto e faccio una spada in cobblestone. Au! Oh, alleluia! Strega del tubo, veramente. Ok, qua c'è... Non torciamo di più, perché mi sono allontanato di qualche blocco ed è spawnato il mondo. Va bene che può darsi che, non lo so, sia non ci sia niente sotto di me. Mi ha dato una pozione di cura istantanea la strega. Ma chi sono io? Allora, direi cobblestone non ne abbiamo tanta, ma direi che potremmo investire in un piccone di cobblestone. Farci un altro paio di sticchetti e investire anche in un'accetta. Cioè, non abbiamo tanta, ne abbiamo relativamente tanta. Perfetto. Così. Grazie. Dopodiché volevo farmi una cesta, quindi penso userò questi, perché mi vengono comodi. Quello è uno slab, può stare lì. Fortunatamente non so da quale versione i log si possono combinare. Ma veramente, scrivetemelo, non lo so da quale versione diversi tipi di non log ma legno normale possono combinarsi per formare una cosa insieme, no? Tipo una cesta, no? Ok, e mi faccio un bel letto. Ma non c'è molta luce qua. Me ne farò una ragione. Perfetto. Mi chiedo quando faranno i letti di colore diverso in Minecraft. Una lana diversa da un letto di colore diverso. Sarebbe molto bello. Ti prego, niente creeper, niente zombie, niente morte in parte a me. Grazie. Fortunatamente ho già trovato 3 alberelli che ho già ripiantato. E saranno la nostra risorsa praticamente infinita. No, ne ho piantato uno in realtà. Quindi piantiamo anche gli altri. Mettiamone uno qua così. E uno qua così, che sarà la nostra fonte di legno. Poi direi che qua bisogna assolutamente sistemare. Vorrei usare un paio di blocchi, anche le scale andranno benissimo a costo di rovinare un po' il paesaggio, per impedire a chiunque di entrare da altre direzioni. Tra parentesi, qua c'è una scala. Forse è da qua che arrivano i mob. Ok, questa è l'altezza. Sapete che sono curioso, voglio andare a vedere, perché Surry non ha guardato questa scala, Surry. Non ha davvero guardato la presenza di questa scala. Quindi direi di usare le scale che abbiamo per salire. Che beh, come l'hai messa bene quella scala, Minecraft, grazie. Ok, adesso dovrei essere più alto rispetto al mulino, non con l'accetta. E vorrei vedere cosa c'è qua dentro. No, non dirmi che è vuoto, dai. Perché hai messo una scala, creatore? Non puoi aver fatto niente, dai, su via. Non ci credo che è vuoto.
Cos'hai nascosto qua, creatore della mappa? Assolutamente una ceppa di niente. Sicuri sicuri? Sicuri sicuri? Sicuri sicuri, ok. Niente, ho fatto tutta questa strada per niente, ma almeno ho scoperto che c'è una zona da cui possono arrivarmi i mob, che sarebbe meglio chiudere al più presto. Però da così mob mi salgono, quindi tappiamo così. Perfetto. Ok, direi che ho messo più o meno al sicuro questa base per il momento. E sto già morendo di fame. Direi magari di andare a esplorare un attimino adesso, perché questa zona l'ho esplorata ma non contiene niente, sfortunatamente. Stavo mangiando io. Grazie. Non contiene sfortunatamente niente. Lì c'è tanto ferro, bene. Lì c'è un maiale suicida. Però il maiale potrebbe farmi comodo, perché il maiale droppa tante costolette di solito. Il problema è che non devo farlo cadere. E non devo cadere neanche io. Tre bracciole di maiale. Perfetto, perfetto, perfetto. Ma sapete che vi dico, mino un po' di blocchi di cobblestone, che la cobblestone fa sempre comodo, quindi... Schifo, schifo non ci fa. Volevo investire in un po' di... in una porta. Perché le porte sono molto utili. Me ne dà addirittura tre. E dammene tre. E volevo far tipo una porta così, tanto per... proprio per evitare che di avere brutte sorprese. Perfetto. A questo punto un po'... sapete che vi dico, lascerei a casa questa cosa qua, questo a casa, questo a casa e questo a casa. A questo punto andrei un attimo in giro, 3 secondi proprio prima di concludere l'episodio, a esplorare magari, a cercare di trovare una caverna, un passaggio, una cosa di questo tipo. A vedere insomma le nostre prossime sfide, cosa ci aspetta. Ma però sto andando verso il niente. C'è qualcosa sotto di me qua? Assolutamente no, però lì sì, sono sceso troppo io. Ok, qui ferro. Il ferro è buono, il ferro va bene. Non so. Creeper di merda, mi sono cagato addosso. Ho un cuore. Se arriva uno solo scheletro sono morto. Quindi facciamo una cosa di questo tipo. Non c'è della minchia però. Ok. Perché qua c'è un po' di carbone. Se non mi sbaglio avevo del ferro in parte a me. Fatemi vedere. Ma però ho del carbone. E visto che sono impelagato qui, direi ragazzi che mentre raccolgo gli ultimi pezzi di carbone possiamo concludere qua. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. Nel prossimo video andremo avanti. Farò solo un altro episodio, aspetterò le vostre recensioni, dopodiché cosa ne pensate in merito di questa nuova serie. So che la sta già portando su, ve l'ho già detto, ma sono molto impegnato nell'ultimo periodo di tempo e devo portarmi avanti con i video. A volte, alcune settimane preparatevi già, non riuscirò a portarvi più i soliti 3 video alla settimana, ma riuscirò a portare quelli che saranno, 1, 2, insomma quelli che riuscirò a portarvi. Quindi ragazzi, io adesso ritornerò alla mia base, dormirò, forse mi suiciderò perché non ho cibo per il momento. E se il video ci è piaciuto, commento, mi piace, iscrivetevi, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella ragazzi!